che oggi sbatto. Welcome back, ladies and gentlemen. It's Popping Time News, episodio 119, la finalissima dello Sbattle 4. Allora, il caffettino rituale alla vostra salute, buona vigilia, perché oggi che esce l'episodio è il 24 di dicembre. Infatti sono anche in tenuta natalizia. Allora, l'episodio di oggi è un episodio speciale perché finalmente sapremo chi vincerà i 100 euro in palio per lo Sbattle 4 e quindi buon Natale. Ma purtroppo chiaramente c'è una problematica. Intanto facciamo passare i bannerini. La problematica è che Towa non può essere con me perché ha impegni lavorativi a teatro. Il lavoro prima di tutto, io ho avuto altre tipologie di impegni e quindi alla fine non siamo riusciti a beccarci. Quindi io sto in ansia attendendo un video dove ci dirà, ci racconterà, ci spiegherà chi ha scelto come vincitore. Intanto ci guardiamo i video della finale e poi staccherò sul video che manda Towa e che a questo momento ancora deve arrivare. Buona visione. Thank you.
Raga, grandissimi, siamo arrivati alla fine, tocca giudicare. Io innanzitutto volevo fare dei ringraziamenti particolari a Lizard per tutto quello che fa, per l'impegno che ci mette ogni volta, nonostante mille cose, lui c'è sempre, è un grande. Quindi io voglio ringraziarti, Lizard, per questa opportunità. Sicuramente fai crescere anche me, fai crescere tutti noi, ed è tanto questo. Quindi ti volevo ringraziare. Poi ringrazio tutti i ragazzi, tutti i partecipanti, tutta la gente che segue, perché per me è uno stimolo e anche uno scambio. Sono sempre punti di vista e nuove informazioni che riesco a prendere. Quindi vi ringrazio davvero tanto per aver partecipato, per ascoltarmi. Quindi grandi tutti, raga, sono davvero troppo contento. Grandi, grandi. Oggi abbiamo avuto un po' di problemi, quindi sto registrando questa parte di video, questo video per argomentare un po' delle finali, no? E quindi niente, possiamo iniziare subito. Allora, ho visto bene tutti e tre gli interventi e devo dire che tutti e due hanno spinto di brutto. Non si sono regolati proprio, le tracce bellissime, diverse, quindi chiedevano diverse interpretazioni, entrambi le hanno spaccate. Parlando di Neo Boogie super incisivo, super potente, un grandissimo entusiasmo, e lui riesce proprio a incidere perfettamente la musica, a capire quando rilassarsi, a capire quando spingere, quando danzare, quando mantenere un concetto, quando lasciarlo e passare un altro. Riesce proprio a dominare, a gestire corpo, mente e istinto. È proprio esperto. È difficile come cosa. Poi si vede l'allenamento che c'è dietro, su tutti i punti di vista, che sia sui livelli, sullo spazio, sull'intensità, su ogni cosa, ogni foundation, dall'effetto alla danza, a ogni cosa, spazia veramente ovunque nei buchi. Quindi proprio tanto, tanto di cappello, complimenti, perché la qualità si vede, il livello è altissimo. Si vede tanto, ogni traccia si muove in una maniera differente, ogni traccia l'interpreta in mood differenti, ha le sue foundation, ha le sue cose, i suoi schemi, ma si adattano perfettamente al momento e alla musica. Quindi dopo proprio c'era una traccia un po' più scialla, dove magari si necessitava un po' più di danza, più attenzione sulla danza, al groove, al feeling, assolutamente dato forte, mischiando incisività, si gode le foundation, tutto. Quindi proprio troppe qualità, troppe. Si legge tutto, si legge il tuo racconto, si legge proprio cosa vuoi dire, come lo ascolti e quanto ti spinge oltre. Quindi veramente complimenti per Neo Boogie. Per quanto riguarda Andro, livellone, livellone, livellone assoluto. Io, una cosa incredibile che mi piace di Andro è che proprio lui fonde i suoi movimenti su proprio il mood musicale. La musica e l'atmosfera, l'intensità di suono si fondono col suo corpo e con il suo racconto. Quando fa wailing e passa da una cosa a un'altra, si percepisce proprio la musica che passa attraverso i muscoli, l'intensità. Quando c'è una parte di electropop, lui chiude il suo racconto in quella maniera, perché la musica lo porta a quello e si vede tutto, tutto leggibile. Diciamo che non va a prendere la musica per fare il kill beat, ma lui si fonde con la musica, fonde i pensieri, fonde le idee per creare sulla musica. Quindi è bellissima questa cosa perché si vede, cioè proprio percepisco la potenza del suono in ogni tuo movimento. È fighissimo. Voi entrambi siete dei fighi, siete dei pazzi, quindi troppo, troppo, troppo stile pure per Andro, troppo, troppo qualità.
Spinge come un pazzo dei pop bellissimi, super duri, super fermi nelle tue cose, nella sua danza, nelle sue strutture. C'è sempre l'incisione, proprio una cosa che mi ha colpito veramente tanto. Una cosa che diciamo mi ha fatto scegliere è proprio diciamo, il diverso modo di gestire le proprie cose e di gestirsi sulla musica. Per me entrambi sono ottimi, per me entrambi sono veramente eccellenti e personali, quindi super originali, e ognuno ha la sua, non ci sono, per me non c'è un vincitore. Probabilmente gusto personale, probabilmente sono dei fattori che io ritengo magari più importanti rispetto ad altri, è sicuramente una cosa mia. Quindi, prima cosa voglio fare un grandissimo complimenti ad entrambi, potentissimi, livello assurdo, mi stimolate un botto, sto gasatissimo, non vedo l'ora di vedervi tutti e di scambiare, quindi veramente grazie. E niente, raga, quindi ho preso la mia decisione. Per quanto riguarda poi i pareri e cose, ne possiamo discutere quando vogliamo. Insomma, ci sentiamo e c'è tanto da dire perché così a volte è anche poco. Però ci tengo ad argomentare se necessario. E il mio parere per questa battle, per questa super finale dello sbattle numero 4. The winner is Neo Boogie. Bo 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 bo. Grande, grande, grande Neo, grande Andro. Super, super pazzi. Massimo, massimo rispetto per entrambi, per tutti i partecipanti. Io non smetterò mai di ringraziarvi, di ringraziare Lizard. Questa è la mia decisione. Purtroppo va presa. Purtroppo, per fortuna, quello che è, ma è così. Io vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio per la pazienza di Lizard che sta dietro ai miei impegni, quindi è un grande. Io vi ringrazio ancora tutti per qualsiasi cosa ci sono, alcuni devo ancora rispondere, però ci sono, raga, sono onorato per questa opportunità. Io vi ringrazio ancora, ci vediamo presto, super gasati per i prossimi battle, un abbraccione. E quindi il vincitore dello sbattle numero 4 è l'amico Neo Boogie. Complimenti perché ti porti a casa 100 euro e buon Natale. Complimenti vivissimi anche ad Andro. Grazie mille a Towa per la partecipazione, per la disponibilità. So quanto è difficile mettersi in gioco in questo modo. È una persona squisita, è stato molto umile, magari un po' impacciato, no? Ma per colpa vostra, perché comunque sia lui è un vostro coetaneo, è giovane, ha un forte senso di rispetto verso i grandi e verso i giovani, quindi so quanto è difficile mettersi in gioco e lui l'ha fatto con molta umiltà e con molta gioia. Grazie dei ringraziamenti, anche se non dovrei dire così, grazie dei ringraziamenti, però va bene. E che dire? Grazie a tutti di aver partecipato. Lo sbatto numero 4 finisce qui, quindi Neo Boogie è il primo doppio vincitore degli sbattle, perché si è vinto il numero 4, ma si è vinto anche il numero 2. E che ne sarà del futuro? Andate a vedere su Instagram che ho fatto un sondaggino e questo farà la differenza per il 2022. Per adesso vi saluto, vi do appuntamento all'episodio 120, che sarà molto probabilmente l'ultimo dell'anno e forse non solo. Quindi ci vediamo su Instagram e vedremo il da farsi. Grazie a tutti, complimenti ancora a Nio, complimenti a tutti quanti. Al prossimo episodio, ciao. Perché oggi sbatto!